Il Centro Abruzzo, la Valle Peligna, Sulmona tornano finalmente ad avere un consigliere regionale, almeno per il momento solo un consigliere regionale, nella persona dell'avvocato Andrea Gerosolimo, che salutiamo. Grazie. Grazie a voi. Benvenuto e complimenti per la sua elezione. Grazie. Dicevamo solo in senso scaramantico per il momento, no? Perché c'è in ballottaggio anche un discorso, un confronto che riguarda anche la Giunta. È questione anche di... anche questo si saprà a breve, consigliere. Intanto voglio esprimere la soddisfazione perché da ieri, che è ufficiale, il Centro Abruzzo torna in regione. Ieri alle 5:15 c'è stata finalmente la proclamazione degli eletti, tanto attesa da un paio di settimane circa. Da ieri quindi possiamo dire che il Centro Abruzzo torna in regione dopo 15 anni in maggioranza. Io spero, sono sicuro che torneremo in regione senz'altro da protagonisti. Sulla domanda dell'assessorato, io sono assolutamente tranquillo perché l'obiettivo era quello di riportare Sulmona e il suo comprensorio, io parlo sempre di Centro Abruzzo in generale, in regione. Sull'assessorato io vorrei far capire a tanti che con la riduzione del numero dei consiglieri e quindi anche degli assessorati, oggi gli assessori sono 6, non sono più 10 come la scorsa legislatura. Voi capite bene che con 6 assessori bisogna coprire tutti i territori della nostra regione. Non solo, bisognerà vedere quali sono le decisioni e la volontà del Presidente e in ultimo anche la lista mia di appartenenza, che è la lista di Abruzzo Civico, che ha come riferimento Giulio Borrelli. Io naturalmente sono assolutamente sereno, personalmente soddisfattissimo dello straordinario risultato raggiunto. Beh certo, oltre 5.500 sì. Voti di preferenza, no? Tra i più votati in Abruzzo. Sì, siamo nella top 10, per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Non so se siamo gli ottavi, noni, questo con precisione non lo ricordo, e toccherà adesso a Luciano D'Alfonso e al sottoscritto far sì che questo territorio abbia finalmente delle risposte. Allora, giusto ecco una considerazione, io credo che Luciano D'Alfonso abbia già le idee abbastanza chiare, anzi per non dire molto chiare, in ordine alla ripartizione delle deleghe e alla individuazione dei suoi più stretti collaboratori. Ora è vero che nel giro di 24-48 ore si conoscerà anche la compagine di Giunta, no? Sì, io sabato Luciano è stato a Raiano a una manifestazione organizzata lì a Raiano e siamo stati ospiti entrambi. Io in quell'occasione ho avuto modo di dire che Luciano è stato bravissimo ad incarnare la speranza, ad incarnare il sogno, che è un po' quello che in minima parte ho fatto io su questo territorio. Entrambi abbiamo incarnato questa voglia di riscatto, soprattutto di un territorio che è stato abbandonato. Toccherà ad entrambi, primis a Luciano, che ha un compito molto più importante e difficile del mio, ma in piccola parte naturalmente toccherà anche a me, far sì che questo sogno, questa speranza di un territorio che è stato abbandonato negli ultimi 10-12 anni, far sì che si trasformino in una bellissima e straordinaria realtà. Abbandonato sia per mancanza di progettualità, per mancanza di attenzione e per mancanza di rappresentanti. Mancava un consigliere regionale da circa 10 anni e un assessore, sempre parlando insomma, tenendoci alla lontana per scaramanzia, da quasi 15 anni. È il tempo di recuperare, no, questo ritardo. Noi ce l'auguriamo per il nostro territorio, naturalmente. Assolutamente. Noi lo recupereremo sicuramente dai banchi del Consiglio regionale, perché voglio ribadire che l'obiettivo era quello di far tornare il Centro Abruzzo tra i banchi del Consiglio regionale. Saremo a disposizione del Presidente e del partito, della lista di appartenenza per quanto riguarda altri compiti. Sulmona non esprime un consigliere regionale di maggioranza dal 1995, sono 19 anni, credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Io in campagna elettorale ho sempre portato due esempi,
le grandi opere infrastrutturali fatte su questo territorio risalgono proprio alla legislatura, credo di Falconio, sì, credo fosse Falconio, lì dove il centro Abruzzo aveva assessore regionale ai lavori pubblici Delfio Manasseri, consigliere regionale di maggioranza, capogruppo dei DS in consiglio Gian Vincenzo D'Andrea. In quella legislatura questo territorio ha beneficiato di due grandi opere infrastrutturali come il parcheggio coperto e come lo svincolo che si trova a ridosso dell'autostrada sotto Rocca Casale. Due grandi opere grazie alle quali comunque abbiamo migliorato senz'altro la viabilità del nostro territorio. Allora, prima di venire ai progetti concreti, dobbiamo comunque, ossia quello che poi andrà a dispiegarsi come intervento per Sulmona, per il centro Abruzzo, più in generale per, non solo per la provincia dell'Aquila, perché forse è anche abbastanza riduttivo, considerata anche la certa omogeneità dei territori, dei comprensori vicini. Facciamo un passo, ancora un passo indietro nel tempo, vediamo com'è nata questa candidatura e poi questa elezione, no? Un risultato brillantissimo. In termini di consenso, però non sono mancate le difficoltà e le polemiche, adesso possiamo dirlo, no? È Sì, storia recente ancora. noi siamo Forse questo assolutamente. aumenta la soddisfazione in qualche modo. Sì, vabbè, ma è relativo. L'obiettivo era, credetemi, quello di riportare questo territorio in regione. Abbiamo lavorato in questo senso per anni. Io ho sempre detto che per essere eletti in consiglio regionale non si può essere candidati l'ultima settimana. Va fatto un percorso, neanche di mesi, secondo me va fatto un percorso di anni che è stato fatto da tutta la squadra che mi ha fortemente sostenuto. Io sono stato oggetto di polemiche negli ultimi 3 o 4 mesi prima dell'inizio della campagna elettorale. Sinceramente non mi aspettavo di essere trattato in questo modo. Oggi mi fa piacere sentire ad esempio il sindaco Ranalli parlare di collaborazione, voglio dire, ha dimostrato di essere un uomo intelligente perché solo gli stupidi non cambiano opinione. Se lui ha cambiato opinione vuol dire che è persona intelligente. Durante quei mesi si è espresso in modo, secondo me, assolutamente negativo. Io ricordo 10 anni fa Franco La Civita si dimise da sindaco perché questo territorio non aveva espresso una rappresentanza in regione. Durante quelle settimane frenetiche, piene di nervosismo e di tensione, Peppino Ranalli ebbe a dire che si sarebbe dimesso nel caso di mia candidatura. Oggi io prendo atto dell'apertura, ne sono assolutamente soddisfatto, ho ricevuto una sua telefonata, è stato il primo degli esponenti politici a congratularsi della mia vittoria perché mi ha telefonato proprio il lunedì notte, erano l'una e mezza, le 2 di notte, io di questo sono stato assolutamente contento. Spero che le polemiche vengano meno. Io sono stato chiamato da Luciano D'Alfonso, ho fatto un percorso io credo assolutamente lineare perché vengo dall'UDC, l'UDC è stato diciamo il fondatore di quella che fu l'esperienza di Mario Monti, quella di Scelta Civica. Ho aderito quindi a Scelta Civica perché l'UDC ha aderito a Scelta Civica. Scelta Civica oggi si ritrova all'interno di Abruzzo Civico, quindi sinceramente io non ho capito queste accuse di incoerenza che ci sono state mosse. Luciano D'Alfonso ha fortemente voluto la mia candidatura, il rapporto con Luciano risale a 12 anni fa. Ho creduto in Luciano D'Alfonso e nel percorso che contemporaneamente stava facendo Abruzzo Civico. Oggi sono pienamente soddisfatto perché questo territorio torna in regione e ci torna da protagonista. Ci torna con un candidato presidente che a mio giudizio è in assoluto il migliore per qualità e capacità, e questo Luciano lo ha dimostrato già da sindaco di quella che è la città più importante del nostro territorio. Sono sicuro che lo dimostrerà anche durante questi 5 anni del nostro mandato. Beh, certo, le attese sono notevoli anche
in virtù di quello che in qualche modo è stato prospettato continuamente proprio da Luciano D'Alfonso, il quale non ha lesinato dichiarazioni d'amore nei confronti di Sulmona, del territorio, no? Credo che ce l'abbia nel cuore e credo che in questo sia abbastanza sincero questo trasporto e questa attenzione che ha avuto sempre nel nostro territorio. Occorre però poi qualcuno che, insomma, in qualche modo gli ricordi questi impegni e gli sottoponga i progetti più importanti. Adesso, senza scendere subito nel dettaglio, credo che sia importante invece creare quella rete, quel raccordo territoriale che lei in qualche modo ha fatto in campagna elettorale quando ci sono state un po', come dire, pezzi delle varie amministrazioni locali che hanno sostenuto la sua candidatura, no? Cioè questa rete, questa presenza già in qualche modo esiste, lei l'ha già creata. Io durante la campagna elettorale ho sentito crescere attorno a me un entusiasmo che secondo me non si registrava da una quindicina d'anni. Credo che questo territorio abbia bisogno di unione e non di divisione, di ragionamenti volti alla costruzione di progetti. E non tesi unicamente alla denigrazione dell'avversario e alla delegittimazione politica dell'avversario. Credo che sia necessario superare i partiti, non perché i partiti non abbiano un loro ruolo e una loro importanza, ma perché la condizione drammatica che vive il nostro territorio ci impone a tutti di fare un passo indietro, sia come esponenti politici di partiti che come naturalmente scontato questo interessi personali. Prima del Partito Democratico, prima di Abruzzo Civico, prima di Forza Italia e prima di tante altre sigle, per me viene il mio territorio. Su questo abbiamo unito una grandissima parte di amministratori locali. Io voglio ricordare che con noi si sono schierate apertamente le amministrazioni comunali di Scanno, di Introdacqua, una larga parte della maggioranza di Raiano che ha una maggioranza di centrodestra. Per me è stata una grandissima soddisfazione vedere tre consiglieri comunali di centrodestra, prendere pubblicamente, parte al nostro progetto, vedere il vice sindaco di Pratola unitamente a altri due assessori di Pratola sposare pubblicamente la nostra causa. Vuol dire che il messaggio è chiaramente passato, è passato un po' ovunque, è passato nella Marsica. Credo che non si sia mai verificato che un consigliere regionale eletto di questo territorio potesse prendere la bellezza di quasi 1.400 voti in un territorio che era praticamente sconosciuto. Abbiamo superato anche quelle barriere. Oggi sono estremamente chiaro e sincero. Mi sento consigliere eletto della Valle Peligna, dell'Alto Sangro, della Marsica e dell'Aquilano. Io ho parlato spesso di due velocità. Credo che dobbiamo superare le differenze che ci sono tra marsicani, peligni e aquilani. Io penso che la regione Abruzzo vada a due velocità, una velocità che è quella della costa e una velocità che è quella del centro Abruzzo. Durante la campagna elettorale ho avuto modo di muovermi e spostarmi da, questo è un motivo per il quale non ho partecipato agli incontri a cui il dottor Di Bacco mi ha invitato anche con grande piacere, io di questo chiedo scusa al dottor Di Bacco e ai cittadini di Sulmona, però sinceramente ero impegnato in assemblee che mi hanno visto travolto e coinvolto in vari luoghi del territorio della provincia. Mi sono spostato da paesi dell'Alto Sangro, come ad esempio Alfedena, a Collelongo. Per spostarsi da Alfedena a Collelongo ci vuole all'incirca 1 ora e 3 quarti. Io credo che questo sia un grande handicap che noi cittadini dell'entroterra abruzzese paghiamo e scontiamo. Per spostarsi da Giulianova a Lanciano occorre più o meno 30 minuti di macchina, tra l'altro
diciamo attraverso un viaggio comodissimo in autostrada. Certo, tutta Noi autostrada. ci spostiamo da Alfedena a Collelongo e a malapena facciamo un 30-40 km di autostrada e più o meno 100-110 km di strade che sono assolutamente scomodissime. Dobbiamo assolutamente colmare queste distanze. La nostra regione va a due velocità. La prima è una velocità altissima della costa e un'altra è la velocità molto molto ridotta dell'entroterra. Quando parlo di entroterra non parlo solo della Valle Vegna e dell'Alto Sangro, ma parlo anche di posti come Collelongo, Villa Vallelonga, Roccacerri, è una frazione di Tagliacozzo. Per arrivarci da Tagliacozzo ho impiegato mezz'ora. E vedete, io credo che un residente di Roccacerri o di Alfedena abbia gli stessi diritti di un residente di Giulianova o di Lanciano. Dobbiamo colmare queste distanze. Credo che ho conosciuto una mamma proprio di quelle parti che ha due figlie che frequentano il liceo a Castel di Sangro, le scuole a Castel di Sangro. Questa mamma paga il trasporto, in questo caso paga ARPA, che trasporta le sue due figlie attraverso tra l'altro un autobus che mi dice di qualche decennio, paga oltre 500 euro annui. Io credo che a queste persone vada dato assolutamente un segnale, perché a Pescara una mamma non ha bisogno di pagare l'autobus dell'ARPA perché si ritrova a scuola a 600 metri o a 1 km e magari i figli ci vanno a piedi. Noi abbiamo mamme che pagano un migliaio di euro l'anno per far sì che i figli studino. Dobbiamo colmare assolutamente queste istanze. In questo faccio un breve passaggio, ci sono piccolissime proposte che noi abbiamo avanzato durante la campagna elettorale. Ad esempio la rimodulazione del bollo auto è competenza regionale. Io credo che già rimodulare il bollo auto in favore dei centri, come lo è anche Sulmona, i paesi attorno a Sulmona, ripeto, nell'Alto Sangro e nella Marsica, sia già un piccolo segnale in favore di questi territori. A Luciano ho chiesto, al termine dei 5 anni, dobbiamo avere una regione che cammini ad una sola velocità e non più a due velocità. Senta, intanto vabbè, il tempo che non ha speso nei nostri studi indubbiamente è stato speso bene, Grazie, visto l'esito elettorale, grazie. quindi non è che doveva chiedere scusa a noi naturalmente, noi che facciamo i Grazie. giornalisti, ma evidentemente è stato sul territorio per la campagna elettorale che ha dato poi ottimi risultati. Quale sarà invece la velocità di Andrea Gerosolimo su alcuni progetti e poi insomma da dove si comincia a mettere mano per il nostro territorio? Partiamo ovviamente da Sulmona e dal centro Abruzzo, la sanità, tribunale, occupazione, rilancio della filiera turistica. Dunque, lei, dottor Di Bacco, mi conosce benissimo perché mi conosce tra l'altro dai tempi del calcio, quindi quando io ero una Giovanissimo, promettente gloria calciatore, calcistica, certo. consentimi il termine. E io sotto certi aspetti mi ritengo un cinghiale, come qualche autorevole esponente mi ha Questa del definito. cinghiale la usa molto anche Luciano D'Alfonso, no? Quando dice mi Sì, batterò come un sì. cinghiale, insomma. Io andrò avanti nei prossimi mesi come un caterpillar. Perché? Perché sento su di me tutto il peso e la responsabilità di un territorio che è disperato. E quindi io me ne assumo tutta la responsabilità, però anche tanti altri amministratori locali dovranno fare la stessa cosa. Non esiterò ad accollarmi qualsiasi tipo di problema, così come non esiterò ad indicare chi tra gli amministratori locali non avrà la volontà e non vorrà collaborare con il consigliere regionale neoeletto di maggioranza. Venendo ai temi, Le io facciamo un veloce inciso, per esempio, perché questi territori e queste amministrazioni dialogano poco, no? Ricordiamo la vicenda delle assolutamente. scuole, nelle quali lei è stato protagonista, questo mancato raccordo tra alcuni poli didattici di Sulmona, diciamo una sorta di guerra fatta con
Cinque Miglia e Alto Sangro. Quello, per esempio, è stato un classico esempio di, no, di Assolutamente, contrapposizione, dove assolutamente. invece occorrerebbe un. Assolutamente. Noi abbiamo 2 anni fa, tra l'altro io da consigliere provinciale, oggi per me è un vanto, lo voglio dire perché tra l'altro di questo voglio ringraziare pubblicamente anche il professor Di Paolo Massimo e la professoressa Fantauzzi Caterina, che grazie ai quali è stato possibile realizzare i due grandi poli scolastici che abbiamo su questo territorio, uno tecnico-scientifico e l'altro umanistico. Ci sono state delle polemiche infinite con Pratola, perché come voi vi ricordate, l'ITIS è passato sotto una dirigenza per la prima volta dopo decenni, sotto una dirigenza di Sulmona. Oggi, con grande piacere, dopo 2 anni, mi dicono e mi parlano di risultati molto, molto soddisfacenti, perché l'ITIS è passato da un 50-55 iscritti l'anno, è passato a 85 iscritti l'anno. Quindi vuol dire che quella politica che ci ha portato all'istituzione di due grandi poli scolastici e non più a tre poli scolastici, inizia ad avere i suoi frutti. La stessa cosa si può dire dell'istituto alberghiero. Non ci è stato consentito, perché poi i sindaci dell'Alto Sangro, più che altro il sindaco di Castel di Sangro, il sindaco di Sulmona e il sindaco di Roccaraso, decisero di fare marcia indietro. Io penso che l'istituto alberghiero sia una delle risorse più importanti del centro Abruzzo, in quanto tale va assolutamente salvaguardata. Quando da anni si registra un decremento delle iscrizioni, credo che noi politici abbiamo il diritto-dovere di cercare di intervenire. Aprire una sede distaccata, lo ribadisco, io parlo di sede distaccata. E non ho mai parlato di spostamento dell'istituto alberghiero da Castel di Sangro, da Roccaraso più che Castel di Sangro, a Sulmona, perché mai mi permetterei di essere promotore o di farmi carico di un'iniziativa di questo tipo. Ma ho sempre parlato di sede distaccata. Aprire una sede distaccata, si è parlato di biennio a Sulmona, a mio giudizio avrebbe rappresentato una piccolissima opportunità, perché è indubbio che Sulmona rappresenti un polmone aggiuntivo per le iscrizioni. I politici locali hanno fatto altre scelte, io l'ho rispettato, non sono andato in consiglio provinciale a sottoporre al consiglio un emendamento, perché ritengo che le problematiche vadano affrontate con tutti i sindaci del territorio. Per ricollegarmi a quello che diceva lei, Era un esempio, insomma. sì, e infatti per ricollegarmi a quello, è mia intenzione qualche settimana dopo l'insediamento farmi promotore di un'assemblea prima dei sindaci della Valle Perigna e poi dei sindaci dell'Alto Sangro, per far sì che tutti insieme, lo ribadisco, al di là del colore politico, perché per me viene prima un territorio e poi i partiti. Qualcuno questo lo dimentica troppo spesso, perché qualcuno è chiamato sempre a tutelare prima il partito e dopo un territorio. Secondo me ci sono prima i territori, prima le persone che vivono su quei territori, e prima ci sono le istituzioni che insistono su quei territori. Dopo possono venire gli interessi di partito. Io chiederò ai sindaci di lavorare a braccetto unitamente al consigliere regionale eletto del territorio. Bene, non rimane che attendere, come dire, una, no, analoga disponibilità da parte delle amministrazioni locali, ma sono sicuro che non tarderà ad arrivare, perché poi adesso Lo spero. è arrivato il tempo invece di misurarsi sui progetti. Io l'ho interrotta, Sì, dicevamo, un paio di sui questioni, progetti. esatto, Allora, sulle quali lavorare, assolutamente. cominciare a Noi in lavorare. campagna elettorale abbiamo annunciato alcune idee, perché poi non si è potuto parlare di programmi, perché i programmi sono propri di un'amministrazione, del presidente e di quella che sarà la sua macchina amministrativa. Io sono un ingranaggio di quella che sarà la macchina amministrativa di Luciano D'Alfonso. Alcune idee che noi porteremo avanti riguardano in primis, ad esempio, prima di arrivare naturalmente alla difesa a oltranza di due presidi che noi abbiamo. È difficilissimo oggi, sapete, la condizione che vive la giustizia e la sanità. Luciano D'Alfonso è venuto sabato a prendere due impegni precisi, un pochettino a me mi ha spiazzato, non lo nego,
ne sono orgoglioso e fiero degli impegni che ha preso. Luciano, sulla giustizia è venuto a dire che nelle prime sedute di Consiglio regionale, io credo se ne parlerà per settembre, non prima, perché naturalmente si va incontro all'estate, come sapete, C'è agosto. ancora tutta la fase Esatto. della proclamazione, Però sei anni e via discorrere, certo. Luciano ha preso l'impegno che il Consiglio regionale, attraverso una delibera di Consiglio, ridisegnerà la mappa giudiziaria della Regione Abruzzo. Quella mappa che sarà ridisegnata dal Consiglio regionale, il Presidente la sottoporrà al Ministro della Giustizia. Io credo che questo sia un segnale assolutamente molto molto positivo, perché è lì che noi faremo valere le ragioni del Tribunale di Sulmona, che sicuramente non hanno e non me ne devono assolutamente volere i cittadini e i rappresentanti politici di Lanciano e Vasto, che non hanno né Lanciano né Vasto, ma che secondo me sono caratteristiche proprie del Tribunale di Sulmona, per certi versi secondo me quelle caratteristiche le ha anche il Tribunale d'Avezzano. In quella sede noi faremo valere le peculiarità del territorio della Valle Peligna, dell'Alto Sangro e quindi del Tribunale di Sulmona. Sulla sanità Luciano ha preso ugualmente un impegno. Vedete, sulla sanità poi io ho una mia idea. Qua si parla sempre di strutture complesse, abbiamo perso una struttura complessa. Nel passato sono stati creati dei doppi reparti, doppi primari, che rappresentano una spesa notevole per l'ASL e per la sanità, che poi incide sul bilancio della Regione Abruzzo, perché è la voce di spesa maggiore che noi abbiamo in Regione. Io credo che se questa nuova amministrazione regionale e i direttori generali sapranno coniugare l'esigenza, che è quella che oggi impone assolutamente tagli alla spesa, con quella che è l'esigenza, comunque un diritto del cittadino ad avere una ottima sanità, attraverso delle strutture semplici che però funzionino, già questo è un passo in avanti. Avere una serie di strutture semplici che possano garantire ai cittadini del nostro territorio di avere una tranquillità sotto quell'aspetto, secondo me è già un grande obiettivo e su questo Luciano si è impegnato. Su alcune idee io voglio essere chiaro. Noi abbiamo lavorato, ad esempio, sull'agricoltura. Noi abbiamo in Abruzzo più di un terzo dei terreni che sono stati abbandonati. In Umbria hanno fatto una legge sul settore dell'agricoltura che prevede un riutilizzo di quei terreni non coltivati attraverso una incentivazione nel settore, e attraverso un incontro tra domanda ed offerta, per far sì che anche quei terreni vengano utilizzati. Abbiamo dei prodotti straordinari che ci invidia non solo la Regione Abruzzo, ma che ci invidia l'Italia. Uno su tutti, ad esempio, l'aglio rosso. Ecco, mi farò promotore di una legge che farà in modo che non ci siano più terreni inutilizzati, ma che giovani che hanno voglia di intraprendere un percorso che è assolutamente difficile abbiano degli incentivi tali da intraprendere con coraggio iniziative di questo tipo. Va bene, poi credo che, insomma, Ne abbiamo sì, tante altre, ci però sono. adesso l'impegno, come dire, con il consigliere regionale, per adesso consigliere regionale, è quello di seguire questa fase della progettualità, della legiferazione, anche attraverso il nostro canale, no? Anche attraverso il nostro programma. E quindi aggiornare i nostri telespettatori su quello Assolutamente. che saranno le varie proposte, i vari impegni, gli incontri, a livello regionale, ma poi anche a livello nazionale, non solo, no? Assolutamente, ho preso un impegno con il dottor Di Bacco e con
Onda TV, che saremo presenti a cadenze, se non settimanali, ogni 15-20 giorni saremo presenti in trasmissione per far sì che tutti i cittadini di questo territorio, ribadisco del centro Abruzzo in generale, vengano messi a conoscenza di quella che sarà la nostra attività in Consiglio regionale, di quelli che saranno gli sviluppi, che io mi auguro saranno senz'altro positivi, perché conosco il presidente neoeletto Luciano D'Alfonso, conosco la sua capacità di incidere sui problemi che attanagliano un intero territorio, e quindi non mancheremo di essere presenti alla vostra Beh, trasmissione. cercheremo di non rubarle troppo tempo, tanto alla sua professione quanto all'attività politica e anche alla famiglia, La no? professione già da qualche anno purtroppo Ado. è stata Sacrificata, un po' messa ad un sacrificata. angolo, perché negli ultimi 3 anni il ruolo di consigliere provinciale mi ha assorbito parecchio, e i risultati poi Si sono visti, si certo. sono visti. La famiglia, della famiglia non ne parliamo. Prima di entrare in trasmissione ho ricevuto una telefonata di mia moglie che mi parlava proprio di questo. Ci siamo messi a disposizione della collettività, e quindi saremo presenti sia in trasmissione e sul territorio per dare delle risposte che questo territorio merita dopo 15 anni. Va bene, credo che ovviamente siano stati molto soddisfatti i suoi genitori, naturalmente, sua moglie e i figli, no? Anche di questa nuova esperienza, credo che come tutti i cittadini di Sulmone della Valle Perigna possono essere contenti di Mia avere moglie questo rappresentante in casa. ha deciso, e di questo io voglio essere, lo dico pubblicamente, voglio ringraziarla davanti anche alle telecamere, ai telespettatori del Centro Abruzzo, perché mia moglie ha fatto un gesto qualche mese fa. Lei, come voi sapete, era assessore in provincia, ha fatto politica da sempre, è stato consigliere comunale ad Avezzano, per permettere al marito di proseguire in un percorso che sarà difficile, ma che è assolutamente impegnativo. Si è dimessa da assessore provinciale, e di questo io voglio esserne grato e condividere davanti a tutti i telespettatori questo mio sentimento nei confronti di mia moglie, che, lo ripeto, ha compiuto veramente un gesto assolutamente nobile. I figli sono ancora troppo piccoli, anche se il primo è già grandicello e lamenta la mia assenza, perché di fatto non ci sono mai. Lo vedo o a tarda sera, se lui non si è addormentato, oppure lo vedo di notte quando si sveglia. Sui genitori, i genitori si sono sacrificati tanto quanto me e mia moglie. Lei sa, dottor Di Bacco, che la mia è una famiglia che mi ha fatto, mi ha dato la possibilità di essere vicino alla politica dall'infanzia. Si sono sacrificati, e un grazie naturalmente va anche ai miei genitori, però mi riferisco a tutta la mia famiglia, mia zia, i miei cugini, che mi sono stati sempre e assolutamente vicino. Un grazie va a quelle persone, agli amministratori in comune, al comune di Sulmona, al vice sindaco di Raiano, a tutti gli amministratori locali. Un pensiero particolare va a Sulmona Unita e a Fulvio Di Benedetto. Io sono convinto che Fulvio, se ci fosse ancora oggi qui vicino a me, sarebbe una delle persone più contente della mia elezione, perché Sulmona Unita è stata messa in piedi proprio in prospettiva regionali. E quindi un grazie va anche a Fulvio Di Benedetto, che non c'è più in mezzo a noi, ma che tanto ci ha dato durante il suo percorso, e durante quei mesi attraverso i quali abbiamo condiviso con lui alcuni progetti e quel percorso politico che purtroppo poi non l'ha visto protagonista. Va bene, un pensiero doveroso quello in favore dell'ingegner Fulvio Di Benedetto, insomma, che è stata anche una brillante figura di professionista, stimatissimo a Sulmona, e insomma, è proprio, ecco, quasi un anno fa è venuto purtroppo a mancare nel corso di una drammatica, ricordiamolo, campagna elettorale. Per adesso, allora, grazie al consigliere Andrea Gerosolimo, Grazie a l'aspettiamo in voi. studio per gli aggiornamenti che riguardano, direi, non tanto la sua persona quanto
questo avvio di consigliatura regionale e quindi con quello che poi potrà rappresentare e significare per Sulmona e per il suo comprensorio. Grazie, in Grazie bocca a al lupo e voi, buon lavoro. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie anche al nostro pubblico e appuntamento, come sapete, ogni sera, dal martedì al venerdì, su Onda TV con Diario di Bordo. Buonasera a tutti. Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballo.